Francesco, La rivoluzione dei gesti, un libro semplice che analizza, diciamo così, la nascita, il Papa neonato, i primi gesti che Francesco ha compiuto dal momento della sua elezione, dal momento in cui si è affacciato alla loggia di San Pietro, al momento in cui si è seduto come Vescovo di Roma sulla cattedra del Laterano. Questo libro ha cercato di recuperare la radice antica di tutti i gesti nuovi di Francesco, che in realtà invera il meglio della tradizione della Chiesa e la grande speranza di grandi papi come Gregorio Magno, di grandi riformatori come Lutero, di grandi desideri come tanti uomini e donne che nella Chiesa hanno sofferto e sperato fino ad oggi.